Capisci? Cioè, perché anche qua, voglio dire, cosa hanno votato realmente i greci. Ma si dica pure. Dopodiché hai ragione che secondo me questo influenzerà il voto in altri paesi. Si dica apertamente un ministro dell'economia che invita a votare no e poi si dimette, scusate, dopo aver ottenuto il no, questa è veramente una buffonata. Diciamo le cose come stanno. Insomma, però questi termini da uomo delle istituzioni, io penso, no, lei è stato uomo, che sta in mezzo alla gente. Adesso, no, buffonata. Io sto in mezzo alla gente. Buffonata, ha fatto una grande... Ma, scusi un attimo, ma lei non può dire a un certo punto alla gente votate no, ottengo il no e mi dimetto. No, ma non solo. Ma scusate, ma chi vogliamo prendere in giro? No, ma vedi... Ma una statura morale morale morale? Sapeva già che doveva andare via prima del sì o del no, la prego. È in grado di interloquire oppure vogliamo buttare su ma un non è, ma allora, io non penso... può fare i soliti discorsi politici, la prego, qui stiamo parlando alla gente, ma... che è molto preoccupata. Senta, anche generale, senta generale, parliamo tutti alla gente, non è che qualcuno ha diritto di parlare alla gente e altri no. Sì, lei ha diritto, prima questione. Lei ha tanto diritto che ci ha parlato per tanto tempo. Non è che lei parla alla gente, lei parlava dei militari, io parlo alla gente. La gente, io ho parlato ai civili molto più di lei, ma lei sia lì, ma lei sia nel suo partito rinserrato, nel suo partito, perché lei cura solamente gli interessi del suo partito, mentre io ho curato per 40 anni gli interessi del popolo italiano. Mi faccio la parte, no, però, insomma, ma si faccia però, da parte lei, che è un uomo fazioso, ma lei è un uomo fazioso, si faccia da parte, ma lei è un uomo fazioso. Quando lei parla di pensioni, allora mettiamola così, lei è un fazioso. Quando parliamo di pensioni, lei sa che c'è un sistema previdenziale. Lei è fazioso, pensa solo agli interessi del suo partito. Allora, chiedo scusa, però è anche vero che è anche vero che sia all'interno del suo partito. Vabbè, però è anche vero che nel momento in cui da noi non si dimette mai nessuno, invece voglio dire il gesto di un ministro. Se lei fosse stato in caserma, generale, i suoi uomini politici non avrebbero rubato come hanno rubato, mentre gli uomini che stanno in caserma questa è una mentre lei ha rubato insieme agli altri. Rubato lo dice a quanto suo padre. Chiedo scusa, io la dico alla gente alla quale le appartiene. Allora, scusa, i politici hanno rubato alla gente, mentre i proprietari non hanno rubato. Sono costretta a interrompere. Non offenda i militari che all'estero danno la vita per il popolo italiano. Non offenda i militari che sono gli unici che all'estero ci fanno fare bella figura, mentre gli uomini politici alla classe politica alla quale le appartiene ha distrutto il paese. Pappalardo, la corruzione e la devastazione. Generale Pappalardo, le chiedo, non deve toccare i militari. La prego, non deve toccare i militari. Però le chiedo scusa, abbia una categoria di cittadini. La lasci da parte. Allora, chiedo scusa. I carabinieri e i poliziotti che ogni giorno si spaccano. Allora, regia, a questo punto abbassiamo l'audio. Abbassiamo l'audio. Le chiedo scusa. Infermieri, studenti, Allora. Allora, chiedo scusa, sennò sono costretta a interrompere la trasmissione e non mi sembra, insomma, uno spettacolo. Non deve offendere la categoria alla quale appartiene. Non li deve offendere. Generale, faccia quello generale, di sua valutazione. Generale, mi scusi, generale, però voglio dire, è stato lei che fin dall'inizio della trasmissione continuava a dire che è stata una buffonata il referendum, una buffonata. Le dimissioni di Varoufakis, che invece dal mio punto di vista non sono state assolutamente una buffonata, perché se... non ostacolare una trattativa che deciderà le sorti di un paese, poi si può dire che la trattativa è già stata fatta, che il referendum è stata una farsa, però stiamo parlando di cittadini che in questo momento si trovano in grande difficoltà. Ricordiamo che la mortalità infantile in Grecia è aumentata, quindi stiamo parlando di bambini. Ecco, io credo che qualsiasi cosa serva per far andare avanti la trattativa e per salvare un paese e anche l'Europa, se questo implica le dimissioni di un ministro, io credo che Varoufakis abbia fatto bene. Cioè, qui da noi non si dimette mai nessuno. Qui da noi non si dimette mai nessuno. Quando qualcuno si dimette, lo critichiamo pure. La prego, non è conseguenziale. Chiedo il no e mi dimetto. La prego. Avrebbe dovuto dire sì e si dimetteva. Chiedeva sì e si dimetteva. Non ha colto invece l'aspetto positivo. No, lo coglie lei. Non ha colto l'aspetto positivo invece del fatto che un ministro si dimette per favorire appunto la trattativa. Perché quando ti insultano, che è molto peggio di buffone quando è stato insultato il ministro dell'economia greco dagli altri contraenti che dovevano discutere con lui, lui ha deciso che se lui era l'ostacolo mi tiro un metro indietro.